Se dal punto di vista professionale 2023 era un anno d'oro per Maria De Filippi, lo stesso non può essere detto da un punto di vista emotivo. Ci sono due luci con cui il presentatore storico Mediaset ha dovuto affrontare quello Maurizio Costanzo per primo e poi quello Silvio Berlusconi. Mauro Coruzzi, alias Platinet, stava parlando come Maria ha reagito a questi colpi duri. Ecco cosa ha detto. Mauro Coruzzi lode Maria De Filippi intervistato con il Di Più settimanale. Mauro Coruzzi ha analizzato la figura di Maria De Filippi. Infine la scomparsa di Maurizio Costanzo. Ben noto presentatore radiofonico ha parlato della grande forza messa in atto dal volto storico di Mediaset per superare il morning e recupero. Alcuni rivelano una forza quasi sovrumana nel recuperare la struttura e la sostanza del proprio essere relativamente a breve. Maria De Filippi, autentica regina della TV, appartiene a questo tipo di individui che fanno forza, danno finanziamenti, le loro risorse e reagiscono al destino senza essere sopraffatto da eventi. La scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo, che si è svolta il 24 febbraio, non deve essere stata facile da accettare per lei. Le ha imposto un momento in cui elaborare un lutto era una priorità e quindi la vide riprendersi. Mauro ha continuato il discorso, supponendo che il lavoro fosse per Maria lo strumento migliore per lasciare questo grave colpo alle spalle. Quindi qui il presentatore avrebbe fissato nuovi obiettivi, ottenendo risultati e successi importanti nel campo televisivo. È come se Maurizio gli insegnamenti sono stati utili. È stata l'ipotesi di Coruzzi nel parlare della reazione di Maria. Pochi mesi dopo è arrivata la scomparsa di Silvio Berlusconi. Maria De Filippi ha preso parte al funerale, seduto proprio dietro i membri della famiglia più vicini del cavaliere. Inoltre, il presentatore ha scelto di tornare presto al lavoro. Come detto, sono tornato al lavoro perché entrambi mi hanno insegnato in questo modo, spiegato Coruzzi. Maria De Filippi, splendida lettera di Clerichi, Littizzetto e Scotti qualche giorno fa. Tre conduttori televisivi ben noti avevano dedicato a De Filippi Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Antonella Clerichi. Tra gli argomenti trattati nella sua lettera, Gerry Scotti aveva ricordato la grande vicinanza mostrata da Maria quando si è ammalato di Covid, spiegando come, sebbene possa essere apparentemente asciutto nei modi, il presentatore sa come implementare gesti sorprendenti. Antonella Clerichi aveva invece descritto Maria come una donna concreta, ricordando anche la loro partecipazione nel periodo in cui il presentatore di Rai 1 aveva una casa in Ansedonia.